Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Nel nostro cammino sulle pagine degli Atti facciamo un passo indietro e torniamo proprio al capitolo primo, versetti 1-11 degli Atti, che è il testo di questa domenica. Luca dice, iniziando il racconto degli Atti: nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi. Inizia una nuova narrazione Luca e sente il bisogno di ricordare al suo ipotetico destinatario che ha raccontato tutto quello che fece e insegnò dagli inizi. È, direi, un'affermazione che vuole essere autorevole e allo stesso tempo pretende di avere una sua completezza. E poi aggiunge: fino al giorno in cui fu assunto in cielo. E cioè tutto quello che dal punto di vista della storia che riguarda il Nazareno morto e risorto, Luca sente l'esigenza di raccontare, direi, l'ultimo avvenimento che interpella comunque i discepoli. E questo avvenimento fa sì che egli, mentre si trovava a tavola, ordina di non allontanarsi da Gerusalemme perché poi invierà lo Spirito. Ma quello che interessa sottolineare è che mentre Gesù parla di una storia che andrà avanti in una modalità diversa, e cioè sarete battezzati in Spirito Santo, bene, cosa accade? Accade che la risposta dei discepoli è una risposta di incomprensione. Quelli dunque che erano con lui, e quindi non sappiamo bene chi fossero, probabilmente erano in tanti, gli domandarono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Gesù parla di una nuova presenza e quanti sono con lui la intendono ancora secondo una categoria storica, secondo una categoria della regalità. E la risposta di Gesù è: non conoscete, voi non conoscete tempi e modi, spetta soltanto a Dio. Però il rimprovero è più che sul contenuto, è proprio sul modo, cioè è una domanda impropria.
discepolo vorrebbe avere in mano una pienezza che non gli è concessa. E direi che quello che al discepolo viene detto è che non devi star lì a indagare. Devi sapere che la modalità del risorto è una presenza che, pur ascendendo al cielo, usando questa immagine simbolica, è nuovamente presente in questa vicenda storica, ma in un modo diverso. I discepoli vogliono avere in mano la pienezza e, invece di avere in mano la pienezza, ricevono da colui che sta per salire al Padre, ricevono una missione, che è quella di andare ed annunciare. Allora i discepoli pensavano di aver ormai raggiunto una certa pienezza, in realtà si apre il campo della missione, che è sotto il segno del racconto della storia di Gesù. E allora una domanda si impone: che ne abbiamo fatto di questo racconto? In quale contesto risuona? Risuona secondo i linguaggi nostri chiusi o risuona in grado di interpellare contesti e realtà diversi? Il voler conoscere i tempi e i modi in cui Dio opera nella storia, questo è possibile solo nella misura in cui, come abbiamo visto domenica, si attua un reale discernimento, lasciando sempre allo Spirito quella sua libertà che nessun credente può catturare. È anche vero che l'uomo sente il bisogno di comprendere la storia che sta vivendo, e allora sorgono tanti espedienti per cercare di capire e di forzare un po' l'enigma del senso della storia. Nella pagina che abbiamo letto c'è un'affermazione di fondo: Dio è in mezzo ai suoi. Il Nazareno non si è allontanato, ma si è reso presente come? Attraverso la missione che dà ai suoi discepoli. Missione che è un invito a andare, raccontare, coinvolgere, e cioè tempo di camminare, non tempo nel quale ci si ferma perché pensiamo di aver raggiunto un punto di arrivo. Quello che a noi dovrebbe bastare sono due aspetti: la certezza che Dio è con noi, ma la seconda è che nel cammino soltanto, nella fatica, nel leggere i fatti, noi possiamo capire dove soffia lo Spirito e dove ci porta la novità del Regno.